Ciao ragazzi, anche questa volta, come potete vedere, siamo all'interno della mia auto perché vi andrò a recensire un altro accessorio per questo autoradio della Toto di cui vi ho parlato nei video precedenti. Allora, questa volta ci occuperemo di questo scatolino che contiene il telecomando per i comandi al volante per questo stereo della Toto. Ricordo che il modello è un Atoto A6. Nel mio caso è quello dotato di 2 GB di RAM e 32 di ROM, ma insomma esistono anche altri modelli che comunque credo siano compatibili con questo telecomando remoto. Allora, vado ad aprire con un po' di difficoltà la scatolina, dato che con l'altra sto reggendo la webcam. Vedete, la scatolina è di cartone pressato, simile a quella di un gioiello per capirci. E questo qui è il telecomando con cui andremo ad interfacciare lo stereo con i comandi al volante. Ecco fatto. All'interno dello scatolino ci sono poi, vabbè, a parte i vari imballi, ecco il quale togliamo, c'è la ricevente, ovvero un piccolo scatolino, eccolo qui, di plastica, piccolino, con un jack che è praticamente il jack da 3,5 mm usato anche dalle cuffie con scritto Atoto, che è la ricevente appunto da fissare dietro lo stereo per avere la connessione fra il telecomando e lo stereo, grazie a questa piccola interfaccia. L'interfaccia ovviamente non ha bisogno di batterie, e mentre il telecomando si alimenta tramite batteria a tampone, quindi una batteria di quelle rotonde piatte. Una è già all'interno del telecomando e ce n'è una di riserva, almeno nel mio caso c'era, all'interno di questo sacchettino, quindi abbiamo due batterie. Entrando nello specifico, la batteria è un modello CR2025, quindi vuol dire che è 2 cm di diametro per 2,5 mm di spessore, ed è una batteria standard che si trova facilmente online o anche da orologerie o oreficerie e quant'altro. C'è anche un piccolo manuale di istruzioni che però sinceramente è molto basilare, non spiega neanche in maniera approfondita come si monta diciamo, il comando al volante per questo autoradio, quindi c'è, ma fate conto che non ci sia. Allora, passiamo all'installazione vera e propria. Per prima cosa, ovvero la parte più complessa, è quella di andare a sganciare dalla plancia lo stereo per inserire questa piccola interfaccia. Per quanto riguarda la Toto A6, diciamo, il jack di connessione di questa interfaccia è posto sul retro, ovviamente. Praticamente, eccolo qui, non so se riusciamo a farlo vedere, praticamente vicino al connettore qui del microfono. Quindi qui questo jack che già vedete è il microfono, e qui c'è un altro forellino jack, quindi un altro ingresso simile a quello delle cuffie, che serve per l'interfaccia a Toto. Purtroppo vi segnalo che, almeno nel mio caso in cui ho installato anche il microfono esterno, lo spazio per questa interfaccia è davvero poco, quindi dovete fare in modo di farlo arrivare fino in fondo ed incastrarlo, anche se risulta leggermente scomodo rispetto allo spazio che c'è. Comunque, insomma, si monta senza grossi problemi. Praticamente l'installazione in questo modo è già fatto. Cercherò di farvi un po' di luce, magari così si vedrà meglio. Eccolo qui, vedete? Ecco qui la piccola interfaccia, che spunta praticamente vicino al connettore dei cavi ed è posto appunto a connettersi tramite questo jack, e la parte dello stereo è già praticamente montata. A questo punto si potrebbe benissimo già reinserire lo stereo all'interno qui del cuore strumenti dell'auto. Quindi procedo con due mani a reinserire lo stereo, e dopodiché procederemo con l'ancoraggio del comando al volante per farvi vedere come funziona. Ok, perfetto. Ho finito di rimontare lo stereo all'interno della plancia strumenti dell'auto, e a questo punto il telecomando, essendo wireless, praticamente può essere utilizzato anche senza collegarlo al volante, perché appunto, ripeto, funziona senza fili. Infatti, andando ad alzare il volume, vedete, io premo questo tasto verso l'alto sul telecomando e si va ad alzare in maniera automatica il volume. Oppure lo abbasso, posso ovviamente skippare le tracce. Quindi premendo il tasto skip vado a cambiare canzone, vedete? Premendo il tasto appunto cambia canzone. E quindi il funzionamento è molto semplice, e al centro abbiamo il comando per l'ok Google. Proviamolo al volo. Ok Google, ricerca ristoranti a Roma. Perfetto.
Ok, finito questa parte iniziale del test, vediamo come fissare questo telecomando sopra il volante. Come potete vedere, in realtà la mia auto aveva già i comandi al volante, tuttavia ho preferito mantenere questi comandi per il BlueMe, che magari poi in un altro video vi spiegherò come andare a connettere sullo stereo, ed utilizzare il comando della Toto senza dover acquistare a parte un'interfaccia di connessione, in quanto l'interfaccia CAN bus per collegare questi comandi al volante allo stereo. Dato che ho anche il BlueMe, sarebbe costato all'incirca una cosa come 170 euro, che mi sembra una follia rispetto ai 25-26 euro del telecomandino. Bene, per quanto riguarda il telecomando, come potete vedere, è dotato di questa linguetta di gomma che sto muovendo in questo momento, che serve appunto per girare intorno alla raggiera del volante. Dopodiché, vedete, questi due dentini sono i dentini di blocco della cinghia, che è appunto dotata di forelli, e per bloccarli si utilizza praticamente lo slot della batteria. La batteria di questo telecomando, eccola qui, è inserita proprio qui in questa linguetta che sto estraendo adesso. Eccola qui, vedete, ecco la batteria. Quindi, una volta rimossa la batteria, vedete che questa linguetta può essere alzata e abbassata. Quindi io vado a far passare il telecomando senza batteria inserita qui sopra la raggiera del volante, facendo in modo di incastrare la linguetta con i due pirulini sulla gomma, e dopodiché la vado a chiudere per tendere la gomma e mantenere stabile il comando al volante. Faccio l'operazione senza webcam, in quanto ho bisogno di utilizzare tutte e due le mani. Ecco qui, purtroppo credo che non sia facilmente visibile sullo schermo, tuttavia ho inserito praticamente le due linguette di plastica rigida di questa levetta sui forellini della fascetta in gomma, e a questo punto basta andare a chiudere la fascetta per tendere la gomma e quindi mantenere fermo il comando al volante. Devo reinserire lo slot porta batteria, che va praticamente a bloccare la linguetta e quindi a mantenere in posizione il comando al volante. Anche per questa volta ho bisogno di lavorare con due mani, quindi interrompo un attimo il video. Ecco qui, quindi mantenendo la linguetta tirata verso di me, posso andare ad inserire lo slot del vano batteria, che va, ecco fatto, a reggere la linguetta di plastica che vi ho fatto vedere prima che si muoveva, così da mantenere teso il gommino. A questo punto posso andare a girare il comando al volante e metterlo nella posizione che più mi piace. Nel mio caso l'ho messo subito sotto al volante, in quanto solitamente non uso questa parte di volante, e così basterà spostare la mano per avere il comando al volante a portata di mano. Come potete vedere, posso andare ad alzare e abbassare il volume, a skippare le tracce senza dover andare ad agire qui sul frontale dello stereo. Nel caso della Toto 6, comunque, avendo i tasti fisici sul frontale sarebbe stato comodo altrettanto, però insomma, ovviamente questa funzione è decisamente più comoda quando si guida, perché non ci si distrae dalla guida per cambiare canzone, abbassare il volume e quant'altro. Bene, penso che questa piccola videoguida sia sufficiente così, insomma, ho già chiacchierato troppo considerando la semplicità di installazione di questo sistema. E quindi, come al solito, se avete dubbi o curiosità potete scrivermi sotto questo video e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettermi un like sotto al video e volendo potete iscrivervi al mio canale così da avere aggiornamenti sui prossimi video che pubblicherò riguardo questo stereo o riguardo altri accessori e gadget elettronici, eccetera, che andrò a recensire. Bene, un saluto da Mariano, ciao e al prossimo video.